gruppo Benelli e Moto B, a metà degli anni 60, grazie all'importatore americano Montgomery Motors di Filadelfia, riusciva a sopperire alla mancanza di richieste del mercato italiano. Al mercato americano sono rivolte nel 1966 i modelli 125 e 250 Sprite, che montano il cambio a 5 marce. Un'ampia e comoda sella, serbatoio cromato e caratteristico manubrio a corna di bue per il modello Export. Nel 1968 la motocicletta diventerà Sport Special e subirà un restyling nella carrozzeria. Serbatoio lungo e squadrato, sella spigolosa con tanto di codino corsaiolo. Proposta anche con il manubrio basso per non smentire l'indole corsaiola del marchio Moto B, che negli anni 60 era protagonista indiscussa nelle competizioni nella classe 125. Motocicletta snella e veloce, nata per correre, si adattava perfettamente ad una guida sportiva. Non a caso la 125 Sport Special si era fatta la fama di essere la 125 più veloce del mercato, ma anche la 250 non scherzava. I due modelli si differenziavano per il colore del telaio, rosso per la 125 e nero per la 250, e per il colore della grafica del serbatoio, rosso per la 125 e giallo per la 250. Nel secondo modello, l'anno successivo, ci fu l'adozione delle forcelle scoperte e una nuova colorazione. Con l'arrivo di De Tommaso nel 1971 debutta la terza serie, con rilevanti modifiche estetiche, e resterà in listino fino al 1974. Le Sport Special sono state vendute in maggior parte con il logo Benelli, ma è stata una moto con l'anima Moto B.